Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla 31ª puntata in stagione di calcio di rigore. Come sempre una puntata ricchissima di servizi ma anche di ospiti. Vado a presentare chi mi affianca a conduzione, do la buona serata alla nostra Veronica Lisotti. Ciao Veri. Ciao Daniele, bentrovati amici e amiche di Calcio di Rigore e torniamo a parlare di calcio dilettantistico e come sempre davvero tante le cose che andremo a vedere insieme questa sera. Partiremo come sempre dal campionato dell'eccellenza, così caro al nostro opinionista Giacomo Alpini. Ci sposteremo poi ovviamente in promozione dove andremo a fare focus ovviamente sui vari campionati, promozione anche girone a Marche e poi concluderemo con la prima categoria. Come sempre, per interagire con noi, 333 60 94 299 tramite SMS, tramite WhatsApp, se volete porre delle domande ai nostri ospiti che andremo a breve a conoscere, pagina Facebook calciodirigore.official, e poi per chi di voi volesse rivedere me, Giacomo, Alpini, Daniele e i nostri ospiti, vi invitiamo a visitare il portale www.romagnasport.com. E allora abbiamo scaldato i motori, caro Daniele, e allora chi c'è con noi questa sera? Purtroppo lo so, presentarlo come è dura, ma sempre. Andiamo avanti. Diamo la buona serata al nostro opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, vedi, che allegria, che allegria. Che gioia nel cuore. Andiamo a salutare, lo ritroviamo con piacere a distanza di un anno, correggimi se sbaglio, il dirigente del Gabice Gradara Calcio, Gianluca Mariani. Ciao buonasera, Gianluca. Buonasera a Ciao, tutti. Buonasera a te. Lo ritroviamo invece a distanza di qualche mese perché aveva promesso di ritornare sì, in nazionale sammarinese, ma anche attaccante soprattutto del Nuova Feta Calcio, Mattia Stefanelli. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a te Mattia e diamo il benvenuto invece nei nostri studi, prima volta in assoluto, grazie anche al nostro Giacomo che ormai non lo teniamo più, il centrocampista del Bellaria, Alessandro Facondini. Buonasera, buonasera. Ciao Alessandro, allora iniziamo da te, un Bellaria che non si ferma più, 9 vittorie consecutive, 27 punti all'attivo, dove volete arrivare? Speriamo la salvezza. Ci eravamo vicini ieri appunto, però purtroppo non è arrivata la salvezza diretta. Domenica speriamo una grande partita contro il Corticelli. Ecco, ripeti quella parola come detto, salvezza. Ecco, hai sentito Giacomo, sei contento, no? Sicuro che sono contento, contentissimo. Ieri nona sinfonia, adesso aspettiamo la decima. Che musichiere che è diventato, fantastico. Va bene, va bene. Mattia, allora, abbiamo sentito, il Bellaria è un'impresa strepitosa. Per quanto riguarda te, 16 gol in stagione. In un'intervista, una delle ultime che ho realizzato con te, volevi qualcosa in più, ti aspettavi almeno di arrivare a 20 gol, però dai, 16 gol, ripartenza dopo 2 anni è una grande cosa, no? Sì, sono contentissimo di quello che ho ottenuto in questo campionato, però sinceramente avrei potuto fare di più, ma lavorerò per l'anno prossimo. Ebbene, allora te lo possiamo già strappare in diretta, rimani a Nuova Feta il prossimo anno. Ho già detto, sono stato benissimo con la società, con i compagni, però ancora devo parlare con la società e decidere quale sarà il futuro. Va bene, rimani a Nuova Feta, te lo dico io. Va bene, andiamo a sentire Gianluca. Gianluca, allora, questa è una grande salvezza del Gabic, bisogna fare gli applausi a questa squadra. Allora, so che questa sera Veronica ha fatto tantissima pubblicità, hai tutti i tuoi giocatori davanti allo schermo a guardarsi, cosa vuoi dire loro? Ah beh, niente, quello che vogliamo dire è che grazie a Dio siamo riusciti a raggiungere questa salvezza. Siamo stati in apnea per circa 3 mesi, anche 4 forse, quindi da domenica scorsa siamo più rilassati. Domenica abbiamo giocato l'ultima di campionato, chiaramente in un clima molto sereno. Adesso resettiamo tutto, ci riprendiamo 10 giorni di riposo, tra virgolette, e poi dai, ripartiamo per la nuova stagione che vedremo come sarà. Speriamo meno problematica di questa. Questo dai, ti vogliamo vedere sempre così col sorriso come stasera. Sì, dai. Sempre, sempre. Oh, questo è l'importante. Invece noi ci siamo già proiettati, io e Veronica, per la prossima stagione perché abbiamo tesserato una squadra giovanile con 2 piccoli calciatori acquisiti per calcio di rigore. Li andiamo a presentare grazie alla regia curata da Stefano Papini e da Renzo Sartini. Prendi pure il microfono, il nostro amico Leonardo. Ti ho già presentato io, come ti chiami? Dillo per te stesso, vai. Leonardo, grazie. Allora, quanti anni hai? 11. Giochi a pallone tu? Certamente. Che squadra? Nuova Feltria. Ruolo? Portiere. Bravo, ti sei Perfetto. Presentato, oh. Presentaci la ragazza vicino a te. Ciao, tu come ti chiami? Sharon. Quanti anni hai, Sharon? 9. Vuoi dire qualcosa a tuo fratello vicino a te? No. Ecco, basta e avanza e ti capiamo. Va bene, va bene. Allora, procediamo perché adesso con il nostro Stefano Papini e Renzo Sartini andiamo a vedere quello che è successo nel dettaglio nell'ultima giornata del campionato d'eccellenza con te, Veronica, prego. Ebbene sì, Cervia Corticella 1-2, Classe Faenza 4-0, Fiericione Faro 4-2, Castrocaro Granamica 1-3, un altro poker, San Pierana Maregnanese 4-1,
Real San Lazzaro Massa Lombarda 2-2, 7 i gol che l'Argentana rifila all'Old Medola, 7-0, 3-1 tra Rimini e il Progresso, Savignanese Sant'Agostino 1-0 e poi Bellaria e Gemarina Sasso Marconi 2-0. Per un totale di ben 40 reti segnate in questa giornata, capocannoniere del girone Buonaventura del Rimini con 28 reti, vediamo quella che è la classifica, dove troviamo come sommente il Rimini in vetta con qualcosa come 98 punti, davvero straordinari. Sasso Marconi a quota 74, classe 77, Savignanese 66, Fiericcione 65, Castrocaro 62 e poi a chiudere Bellaria Giavarina 44, Sampierana 42, Cervia 38, pari merito con Corticella e poi zona rossa Faro 34 e Olmedola 23. Ebbene, allora, anche qui in fondo alla classifica abbiamo scritto un po' quello che è successo, no? Sasso Marconi già come è stata l'unica squadra ad accedere ai play-off, invece troviamo retrocesse Faro e Old Meldola. Gli spareggi play-out che decreteranno le altre due che si salveranno in questa stagione sono Bellaria Corticella e Sampierana Cervia. Ieri siete andati vicinissimi all'impresa, c'è un piccolo rammarico nella tua gioia, no? Sì, un piccolo rammarico non essere riusciti, malgrado 9 vittorie, 44 punti, visto che se andiamo a guardare anche il girone A della stessa categoria con 42 punti, le squadre sono già salve, però vabbè, 44 punti, non siamo riusciti a salvarsi, però con grande orgoglio posso dire che veramente ieri i ragazzi hanno dimostrato per l'ennesima volta veramente di avere quello che si dice gli attributi, quindi sono riusciti a lasciare tutte le difficoltà all'esterno, hanno fatto un primo tempo veramente bene e vincendo, portandosi in avanti e avanti con indelicato su rigore, un rigore che c'era. Adesso lo vediamo, tra l'altro le immagini che tu hai curato, questo è l'ingresso con i bambini. Questo è l'ingresso, sì, ieri abbiamo cercato di creare qualcosa di bello all'interno del Nanni, abbiamo fatto una piccola sfilata col settore giovanile, un po' decimata. Sì, questo è il rigore di Alessio che spiazza il portiere, oh, porta in vantaggio. Ecco. Questo è il 17° gol a Bellaria e 18° nella sua stagione. E pensare che 17 solo da dicembre. Quindi veramente averlo avuto fin dall'inizio, chissà quanti gol avrebbe fatto e a che punto eravamo in questo momento. Abbiamo visto la tribuna, tu dicevi che avete preparato qualcosa di bello, sì. Ma in verità c'eri solamente tu con tutti i bambini che sono entrati in ingresso. No, ieri c'è stato un po' di movimento, c'erano state 200-300 persone. Adesso non esagerare. Non esagero, sai che io non esagero mai, anzi sono modestissimo. Caspita. Quando parlo del Bellaria non ho mai esagerato in niente. Si vede Daniele che erano tutti qua in cima, nella parte alta della tribuna. No, c'erano musica bellissima, che ho fatto bellissima. Una scenografia eccezionale, me lo può confermare Alessandro, perché veramente Alessandro, gli ho dato confermo. Per allora, fortuna che c'è Giacomo che viene a tutte le partite. Okay. Allora Alessandro, con te, tu che sei il protagonista, invece prego la regia di farci vedere anche le altre immagini inerenti all'altra partita del girone d'eccellenza, che è quella che riguarda il Rimini. Ricordiamo, nella seconda parte poi analizzeremo tutto in Sport Up con ospite questa sera Ignazio D'Amato, l'allenatore della Juniores. Alessandro, qual è stata la ricetta vincente per questa seconda parte di stagione che vi ha proiettato incredibilmente da squadra spacciata verso il torneo di promozione a una quasi salvezza in eccellenza? Comunque vada il play-out, sicuramente l'arrivo del mister ci ha dato tranquillità e è stato quello, diciamo, che è stata la svolta del nostro campionato. E siamo tutti ragazzi, dei bravi ragazzi, dei giovani soprattutto. Ci siamo messi a correre e i risultati alla fine sono arrivati. Quindi all'inizio avete avuto, diciamo, qualche difficoltà, perché so che avete cambiato diversi allenatori. Possiamo dire che quello attuale veramente ha trovato la medicina giusta per quantomeno farvi ritrovare il sorriso, perché è sembrata una squadra totalmente diversa. Sì, il sorriso anche negli allenamenti non manca mai. E la situazione, diciamo, che a Bellaria non è delle più semplici, però nonostante tutto siamo un gruppo di ragazzi che si impegna tutti i giorni in allenamento e fortunatamente la domenica adesso arrivano i risultati. Senti, vi ha condizionato un po', adesso andiamo a vedere le immagini, affrontare, trovare in questi tipi di campionati una corazzata come Rimini? Beh, Rimini chiaramente era la squadra più forte del girone, penso di tutta l'eccellenza, e era una squadra che i giocatori sono di un'altra categoria. E giustamente hanno vinto il campionato anche con molti punti di vantaggio
è stato, diciamo, per noi un onore affrontare una squadra come il Rimini. Ecco, tu parlavi di onore, però tra andata e ritorno con il Rimini ovviamente avete perso tutte e due le partite, ci può stare, però col Sasso Marconi ad esempio ieri avete vinto e se non sbaglio l'andata hanno pareggiato 2-2, doppietta di Indelicato, quindi 4 punti contro la seconda della classe. Sì, questo è un altro applauso che meritate, insomma. Sì, anche il Sasso Marconi è una bellissima squadra, gioca molto bene al calcio e ieri gli mancavano due giocatori importanti come Tonelli e Noselli, nonostante tutto però siamo riusciti a portare a casa 3 punti e siamo orgogliosi di questo. Ecco, allora ti pregherei, Stefano, dalla regia, dato che comunque stiamo parlando del Bellaria, gli diamo proprio un omaggio a questa squadra che ormai il nostro amico Giacomo ci ha fatto una testa così, andando a vedere il servizio realizzato proprio da lui e dal nostro amico Riccardo Giannini. Il punto sul Bellaria. Comunque vada il play-out, una stagione da ricordare in casa Bellaria, una bella pagina di sport scritta dai ragazzi, guidati sapientemente da mister Riciputi. A metà stagione il destino della formazione bianco-blu era segnato, retrocessione diretta, la seconda consecutiva, dopo quella, dalla Serie D all'eccellenza. Il Bellaria era partito con grandi difficoltà, con una rosa molto limitata numericamente e molto giovane. Mister Bobo Gori, che ha seguito i dirigenti Vargas e Muggio da Cattolica, incontra subito numerose difficoltà. Il Bellaria, per mancanza di giocatori, non riesce a fare neppure le amichevoli. Prima dell'inizio del campionato, Gori si dimette. La squadra bianco-blu, seguita da Paolo Riciputi, esordisce pareggiando 1-1 con il Progresso. Sulla panchina arriva così la bandiera del Riccione Omar Lepri, tecnico emergente dalle ottime credenziali. Arrivano anche i rinforzi, Bomber Mastroianni, il 40enne centrocampista Daniele Bencistà, lunghissima esperienza nel campionato di Serie D, il 20enne esterno sinistro, ex Nocerina, Fabiano Fonzino, e il 21enne esterno destro, ex Battipagliese, Ernesto Starita. Il Bellaria non riesce però a fare risultati, ai primi di novembre Omar Lepri si dimette dopo la sconfitta con il Real San Lazzaro, al suo posto il guerriero Mosconi, così chiamato poiché le sue squadre si distinguono per agonismo e temperamento. Eppure Mosconi riesce a cambiare le cose, Mastroianni segna 10 reti, ma a dicembre lascia Bellaria insieme a Bencistà. A inizio febbraio Mosconi viene esonerato e al suo posto arriva Paolo Riciputi. In attacco al posto di Mastroianni c'è l'ex Rimini Alessio Indelicato. Il 12 marzo il Bellaria inizia a fare la storia. Al Nanni il Castrocaro è battuto 3-2 ed è la prima di 9 vittorie consecutive. I bianco-blu segnano 21 reti e ne subiscono solo 5. A trascinare la squadra Indelicato, 17 volte a segno in 20 gare. Ma nella rincorsa del Bellaria c'è il merito di tutti, dei pilastri di difesa e centrocampo, Capitan Varrella, figlio d'arte, e di Andrea Renzi, 25enne ex San Marino, Rimini e Forlì, dell'abnegazione di Starita e Fonzino, rimasti a Bellaria nonostante le offerte pervenute da squadre del campionato sammarinese, della grinta dell'attaccante ex avignanese Alessandro Di Filippo, migliore in campo nella gara finale con il Sasso Marconi. Un gruppo che ha saputo reagire alle grandi difficoltà e che ora è chiamato a completare l'impresa. Ecco, le ultime note di questo girone. Dopo aver parlato ampiamente del Bellaria, vogliamo fare gli applausi anche a altre due compagini, no? Sì, sì, sicuramente. Il classe che ieri ha vinto 4-0 ha consolidato il terzo posto, e la Savignanese che ha vinto 1-0 è riuscita ad arrivare quarta. Quindi hanno fatto un grandissimo campionato, soprattutto la prima compagine Ravennate, veramente ha fatto un campionato all'avanguardia. Allora, io direi adesso dall'eccellenza ci spostiamo nella promozione romagnola con il nostro Stefano Papini, andiamo a vedere quello che è successo, no? La classifica in virtù della scorsa, dell'ultimo turno, perché l'ultimo turno c'è stato domenica scorsa, però ieri si è giocato una sfida importante. Ieri e invece sabato si è giocato un'altra sfida importante, sempre dello stesso girone. Nell'ordine, il Giovane Cattolica, come vedete su questa grafica, ha affrontato lo spareggio playoff contro il Calcio del Duca vincendo per 2-0. Quindi il Giovane Cattolica affronterà, per salire in eccellenza, nella finalissima di domenica prossima, il Russi. In casa dei Russi, però, perché giustamente è arrivato secondo, miglior piazzamento nella graduatoria. Poi, per quanto riguarda lo scontro play-out, lì vedete due palloni in fondo bianchi e neri che riguardano Savanna e Bacchia Cesenatico. Si è giocato ieri lo scontro salvezza con il Savanna, che ha vinto per 1-0 contro il Bacchia Cesenatico e dunque si è salvato. A retrocedere l'ultima squadra e per l'appunto il Bacchia Cesenatico. Allora, so che c'è un servizio pronto su questo girone, no? Sempre a cura del nostro Riccardo Giannini. Ebbene sì, allora andiamo a gustarci questo servizio. Arriva. Arriva breve.
Storie di bomber e di allenatori della promozione romagnola, delle quattro squadre della provincia di Rimini che hanno raggiunto i propri obiettivi al termine del campionato. La giovane Cattolica ha agguantato i play-off dopo un autunno caldo a causa delle dimissioni di Danilo Girolomoni. Piccola rivoluzione per la società del presidente Visino, Emanuele Benvenuti, direttore sportivo, e Alessandro Guerra sulla panchina, dopo le esperienze da vice a Marignano e Sant'Ermete con Massimo Mancini. E a Sant'Ermete ha giocato anche il 29enne Enrico Magnani, attaccante mancino, che ha trovato forse tardi la maturità dopo tanto girovagare in bassa Valmarecchia tra terza e prima categoria. Magnani è arrivato in doppia cifra, così Eric Fedeli, 25enne, scuola San Marino, che nella stagione 2013-2014 trascinò a suon di reti il Torconca dalla promozione all'eccellenza. E sulla panchina del Torconca siede da 4 anni Simone Lilli, che brillava da centrocampista e continua a brillare ora da allenatore. Meriterebbe sicuramente chance in una categoria superiore. È stata una stagione sofferta, quella del Tropical coreano, ma alla fine i rossoblù hanno conquistato la salvezza, senza passare dall'imprevedibilità di un play-out. A gennaio l'addio di un califfo della categoria, Achille Fabbri, dentro Thomas Zagnoli, ex trequartista, con una lunga militanza nelle squadre dilettantistiche del territorio. Sliding Doors, a dicembre Bardi era pronto a subentrare a Mastro Nicola sulla panchina del Rimini e Zagnoli lo avrebbe seguito come vice. Invece è sbarcato a Coriano e ha raggiunto l'obiettivo, grazie anche ai gol, 16, di un big come Matteo Vitaioli. Ma la grande rivelazione del torneo risponde al nome di Flamur Vukai, 24 anni, 20 reti, vice capocannoniere. La stella Rimini lo ha cresciuto e ora si gode il suo talento, con la consapevolezza che il ragazzo meriti indubbiamente altri palcoscenici della promozione. Nel miracolo stella, che ha guadagnato una salvezza senza affanni, c'è tanto anche di Riccardo Boldrini. Due promozioni sulla panchina della stella, una lunga gavetta tra prima e seconda, un'altra bella storia da raccontare per il calcio riminese. E complimenti davvero a tutte le squadre riminesi che ovviamente si sono salvate in questa categoria mantenendo per l'appunto la promozione. So che sono arrivati i primi messaggi, ti lascio te la parola. Eh sì, perché quando diciamo, Daniele, che davvero ci seguono in buona parte d'Italia non scherziamo, perché qui arriva un messaggio da parte di Luca. Buonasera, sono Luca, si fidi signor Baldisseri, sono di Como, quindi pensate, un saluto ai conduttori, a Giacomo e stasera che ospita il dirigente rossoblù, Gianluca Mariani, a cui rinnovo l'invito, ci si vede anche quest'anno. Grazie a tutti per darmi la possibilità con la vostra trasmissione di conoscere le realtà calcistiche romagnole e marchigiane, poi doppia felicità, Gabrice Gradara salvo, Lario Intervi, la squadra del mio paese promossa dalla seconda alla prima categoria, scusate se mi sono dilungato, ma davvero Luca grazie per averci seguito e grazie per questo messaggio. Allora pregherei adesso Renzo Sartini di andare su Leonardo, che andiamo a presentare un attimo un'iniziativa del Nova Filtri attraverso la locandina per l'appunto che ha in mano il nostro Leonardo, è un Nova Camp che riguarda per l'appunto un camp estivo organizzato dalla società Nova Filtri a calcio, con le adesioni come vedete alla locandina che devono avvenire entro il 5 giugno, si tratta di un camp dove è possibile giocare a pallone dai ragazzi o le ragazze, questa è una cosa che ti interessa anche a te, facendo parte del calcio femminile, dai 5 ai 13 anni, e anche coloro che volessero per la prima volta praticare questo sport e avvicinarsi appunto al mondo del calcio. Ma questa... senti, anche Giacomo Alpini può... Giacomo Alpini, io sono uno degli istruttori. Il campionato è fermo, magari potrebbe anche lui iniziare. Io ho saputo uno scoop, Veronica, mi dicono che a calcetto legna come una animale. No, vabbè, quindi, Giacomo, allora... questo è quello che ho saputo. Da te non me l'aspettavo, Giacomo. Un istruttore ha fatto una domanda interessante, un istruttore che nella locandina di Leo viene indicata è Mattia Stefanelli. Se non sbaglio è la tua prima esperienza come istruttore, sei un po' emozionato? Sì, sono molto contento e emozionato perché come prima esperienza sono molto curioso di provare ad allenare questi bambini. Tu sai che avrai anche questa peste qui davanti, vero? Certo, certo. Ecco, sì, sì, quindi mi hanno già avvertito. Allora, adesso, tramite la regia, ti pregherei, Stefano, di mandare in onda, se possibile, il servizio Nova Camp, che è un messaggio promozionale, che facciamo vedere appunto poi per parlarne ampiamente un attimo in più, qualche secondo in più con il nostro Mattia, dove viene presentato per l'appunto il modulo di adesione per partecipare a questo camp che riguarda, lo ripeto ancora una volta, non solo i bambini ma anche le bambine. Andiamo a vedere questo messaggio promozionale con la regia del nostro Stefano Papini, servizio. Dal 26 giugno al 7 luglio 2017, da lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 12.30, presso lo stadio comunale di Nova Feltia, scatta il primo Nova Camp, il primo camp estivo per ragazzi e ragazze dai 5 ai 13 anni.
dai primi calci agli aspiranti calciatori attraverso pratica e conoscenza dello sport chiamato calcio. Gli istruttori saranno Massimo Zanini, allenatore FIGC, Jacopo Flenghi, allenatore settore giovanile Nuova Feta Calcio, Gabriele Raffaelli, giocatore allenatore settore giovanile Nuova Feta Calcio, Tommaso Raffaelli, calciatore Nuova Feta Calcio, Michelle Cola, calciatrice Federazione San Marino e Mattia Stefanelli, giocatore Nuova Feta nazionale sammarinese. Quota di iscrizione pari a 110 euro più 15 di assicurazione. La quota di iscrizione prevede assicurazione, istruttori, partecipazione alle attività collaterali e kit omaggio IOMA. Per l'iscrizione e ottenere il kit omaggio, i genitori devono fornire il certificato medico valido per il 2017 e ritirare la brochure per compilare modulo adesione camp e ritiro kit. Le adesioni devono avvenire entro e non oltre il 5 giugno. Speciale inserimento merenda sana a cura di Conad Nuova Feltre. Per info chiama Lisa e Stefano o su Facebook Nuova Feltre Calcio o vis Nuova Feltre Calcio @gmail.com. Affrettatevi, Nuova Camp vi aspetta. Dopotutto i grandi sogni iniziano da piccoli. Leo, tu come le foto sei presente dappertutto, anche nei video sei veramente presente. Beh, ecco, è il segno zodiacale del prezzemolo, esiste, da tutte le parti. Allora, Mattia, dicevo prima, ci saranno anche altri istruttori, ricordiamo la figura di un amico che conosci anche molto tu bene, Giacomo Massimo Zanini, poi ci sarà anche una ragazza, Michelle Cola, che gioca nella Federazione San Marino, insomma siete tantissimi. Ti chiedo, per l'appunto, prima dicevi, sarà una curiosità anche da parte mia, uno stimolo in più, cosa ti ha convinto poi alla fine a fare, tra virgolette, da maestro per questi 10 giorni? Ma sinceramente è una cosa, come ho già detto, nuova e ci saranno, spero, tantissimi ragazzi, bambini, e la cosa che mi ha convinto di più è stato comunque, siccome ci saranno anche i miei compagni di squadra, provare a lavorare anche con loro. Con loro. Sai che io ti dicevo il bambino, ma avrei anche la bambina. Sì, sì, infatti mi sono scordato di dirlo, ma c'è anche lei, sì. Ecco, sono proprio vicini, Chip e Chop, Flick e Flack, e va bene. Ecco. Proprio su Chip e Chop, adesso andiamo in pubblicità, rientriamo e poi altra sorpresa per gli amici di Calcio di Rigore. Pubblicità. Ecco che siamo tornati nuovamente in diretta con Calcio di Rigore. Allora, apriamo anche una piccola parentesi legata agli albumacchi calcistici, perché come ogni stagione Romagna Sport ha prodotto davvero questo interessantissimo albumacco che potrete trovare in edicola, che riguarda sia la Romagna, sia l'Emilia Romagna, che anche le Marche. La nostra splendida Sharon, che abbiamo qui con noi adesso, ci mostra una pagina, esattamente quella dedicata al Gabice Gradara, eccolo qua, dove potrete trovare tutte le informazioni riguardanti appunto le formazioni e quindi le società calcistiche, davvero molto dettagliato e molto molto interessante. Grazie Sharon, grazie mille. E allora passiamo al campionato di promozione Girone A Marche, l'abbiamo anticipato, questo Gabice Gradara si è salvato, si tira dunque un sospiro di sollievo, ma è successo anche dell'altro. E allora andiamo a vedere con la grafica proprio i risultati relativi all'ultima giornata, questo è quello che è accaduto. Olimpia Marzocca che banchetta con il Belvedere 5-0, cede ormai promossa 50 anni di società e festeggia l'Ilario Lorenzini con la Laurentina 0-1, Atletico Alma in piena zona playoff 1-0 con la nuova Real Metauro, l'Audax Piobico oramai retrocesso contro l'Ausimana, questo 5-0, Gabice Gradara FC Senigallia scontro fra matricole che a breve andremo a vedere. Passatempese Vigor Castelfidardo 2-3, Moie Vallesina Vigor Senigallia 0-2, questo scontro diretto tra Valfoglia e Villamusone termina con il risultato di 5-1. Guardiamo anche la classifica ricordando che il capocannoniere del girone è Denise Pesaresi dell'Olimpia Marzocca con 21 reti e sono invece 27 quelle segnate in questa giornata. Ilario Lorenzini dunque che raggiunge quota 62, Atletico Alma 61 e poi la vincente tra Vigor Senigallia e Olimpia Marzocca andrà in casa dell'Atletico Alma per disputarsi appunto i playoff, quota 42 Moie Vallesina, Passatempese, Valfoglia 40 insieme a Villamusone e qui troviamo a quota 39 FC Senigallia, Osimana e Gabice Gradara che conquista 10 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte. Zona playout, Laurentina Vigor Castelfidardo e come vi avevo già detto in precedenza, Audax Piobico retrocesso e Belvedere retrocesso.
E allora andiamo proprio a vedere quello che è successo domenica al Maggio, questo scontro fra matricole, questa bella sfida, questa bella chiusura di un campionato davvero molto molto interessante. Ultima pagina del libro promozione al Maggi 2 tra le matricole di questo campionato. Gabice Gradara e un FC Senigallia infarcita di giovani, due compagini che hanno già raggiunto l'obiettivo salvezza. Rispettive tifoserie a sostegno, ingresso in campo con i primi calci in Minions 2009-10-11 rosso-blu. Un gol per parte che accontenta a tutti e al termine il terzo tempo. Una sfida piacevole senza troppe velità di vittoria. Primo sussulto di marca locale al 21esimo con Simoncelli che indovina per Cesaroni, Murato però da Fraboni. Ancora Gabice Gradara al 25esimo, Arduini al millimetro per Rossi, l'uno ospite nuovamente in evidenza. Il gol è nell'aria, giunge al 38esimo, Arduini imbecca Cesaroni che avvelena Fraboni, torna a segnare la vipera adriatica, secondo centro stagionale per lui. Al 43esimo un incontenibile Arduini cerca ma non trova il gol della domenica, occasionissima invece nel finale di prima frazione con il lungo lancio di Sabatini per Rossi che non si coordina a dovere. Seconda frazione, più attivi gli ospiti, che al 12esimo pareggiano i conti, giudici stoppato da Tebaldi, Cusimano a raccogliere la sfera a piatto sul secondo palo su cui nulla può Broccoli. Al 28esimo l'FC Senigallia prova a abissare ma non inquadra il 7. Al 35esimo è la volta di Terre al centro per Cusimano, di prima intenzione il palo a negare la gioia. Dalla parte opposta al 37esimo la mezza rovesciata di Arduini è bella ma non efficace. Standing ovation al 40esimo per Capitan Fabri che lascia il posto a Gianmarco Tafuro. Minuto 42, angolo ospite di controbalzo Gregorini, traversa di testa sdruccioli Simoncelli a liberare. Ultimi minuti, la punizione di Costa fa sobbalzare a chiudere il rasoterra di Tafuro di poco lato, 39 punti e promozione confermata. La società Gabice Gradara ringrazia staff, giocatori, collaboratori e sostenitori per la stagione conclusasi. Quando sono arrivato avevo queste convinzioni, che questa era una squadra che aveva dei valori tecnici e morali importanti, e nel corso di questi due mesi così è stato. Ho trovato dei ragazzi splendidi, capaci di soffrire tutte le domeniche, di applicarsi, e poi i risultati, diciamo, ci hanno col passare delle domeniche aiutato a prendere consapevolezza di quelli che erano i nostri mezzi. Ma noi eravamo partiti per ottenere il risultato minimo che era la salvezza. L'abbiamo ottenuta attraverso delle traversie, perché siamo partiti molto bene, dopodiché siamo incappati in un ciclo purtroppo vizioso e ci siamo trovati in fondo alla classifica. Col cambio dell'allenatore anche i ragazzi hanno dato una svolta al campionato e siamo riusciti, anche oggi abbiamo fatto 39 punti, diciamo proprio a metà classifica. E abbiamo sofferto, come ripeto, però un grande applauso al mister Bebo Angelini, c'è di mezzo anche Paolo Cangini perché ci ha messo del suo anche lui. Un grande grazie ai ragazzi, a tutti, alla squadra, e speriamo che il prossimo anno soffriamo di meno. Prego. E ce lo auguriamo anche noi. Allora, il Donnarumma di Nova Feltre, il nostro Leonardo, adesso ci fa vedere anche un'altra pagina del Albumacco, in questo caso romagnolo, e provate a indovinare chissà quale squadra riguarderà. Che squadra è? Dilla? Ed ecco. È la più forte? Bravo. Va bene, dopo questi 100 euro che Giacomo ha rifilato a Leonardo sotto banco, benissimo, grazie, grazie Leonardo, benissimo. E allora Gianluca, voglio coinvolgere anche te perché, come diceva Daniele giustamente, insomma, si tira un sospiro di sollievo, questa salvezza è stata raggiunta, però voglio chiederti, c'è stato un momento in cui davvero hai visto difficoltà a raggiungere questo e agguantare questo sogno, e quali sono stati i fattori che vi hanno invece portato ad agguantare questo importante obiettivo? Allora, personalmente io sono sempre stato convinto che la salvezza sarebbe stata raggiunta, dall'inizio pensavamo e abbiamo sempre sperato in questo, di aver allestito una squadra capace di affrontare un campionato in modo decoroso, ed effettivamente eravamo stupiti inizialmente quando siamo partiti benissimo, perché mi sembra dopo la quinta o la sesta del campionato eravamo primi. Poi abbiamo avuto un ciclo così di, diciamo, di partite sfortunate, chiamiamole sfortunate,
che poi hanno portato alla decisione della società, dolorosa, perché guardavo prima il servizio del Bellaria, che sono riusciti a cambiare 4, 5, non so quanti ne avete cambiati, 4. Noi per cambiare il nostro ci abbiamo pensato parecchio, perché comunque eravamo legatissimi a Paolo Cangini, che ringrazio anche in questo momento pubblicamente, insomma, per il lavoro che ha sempre svolto con professionalità da noi. E chiaramente però abbiamo dovuto prendere questa decisione, è caduta su Bebo Angelini, che secondo noi era l'allenatore giusto per cercare di dare quello sprone, quello spirito nuovo che ci poteva permettere di recuperare. Effettivamente questo è stato, siamo stati lungimiranti, abbiamo azzeccato anche questa volta il cambio di allenatore, quindi siamo contenti, ripeto, adesso resettiamo tutto, ci riposiamo un attimino e poi ripartiamo. Senti Gianluca, parlavi appunto di questo momento di debacle del Gabice Gradara, però il gruppo comunque non è mai mancato, è sempre rimasto comunque coeso. Ricordiamo che il Gabice Gradara comunque non ha effettuato grandi colpi di mercato, comunque ha mantenuto per il 90% l'ossatura della vecchia stagione. Alessandro Rossi è arrivato a compiere comunque i suoi 15 centri, quindi comunque obiettivi importanti tra i quali si era posto anche questo, quindi insomma tutto sommato diciamo che poi alla fine è andato tutto bene. Sì, tu prima mi hai detto giustamente quali sono stati i fattori. Uno di questi fattori, secondo me quello determinante, è che il gruppo di ragazzi che abbiamo ormai da qualche anno a Gabice, secondo me è entusiasmante. Cioè, se leggi i social, sono ragazzi che scrivono la nostra squadra non retrocederà mai, o siamo una grande famiglia, piuttosto che altre cose. Quindi questo è un po' anche... ci prendiamo un piccolo merito come società, perché prima di, cioè, chiaramente scegliamo il calciatore per il suo excursus calcistico, ma poi scegliamo anche ragazzi che effettivamente siano uomini molto professionali, ma soprattutto ragazzi amici in campo. E chi ha frequentato Gabice, chi lo sta frequentando, e tutti ci dicono che effettivamente come società è una grande famiglia. Quindi in primis diciamo il fattore squadra, quello che è stato fondamentale. Sì. Senti, prima di passare la parola a Giacomo, siccome già i tifosi cominciano a chiedere chi sarà il timoniere in panchina per la prossima stagione? Allora, il timoniere per la prossima stagione, come ti ho detto prima in precedenza, adesso abbiamo resettato per un po' di giorni, ce ne stiamo tranquilli, è innegabile che, cioè, non possiamo, cioè, possiamo solo dire che Angelini si è comportato non bene, benissimo, quindi io penso che la prima scelta possa essere lui. Poi chiaramente ci dovremmo sedere a un tavolo, dovremmo capire bene quali saranno, diciamo, anche le prospettive per la prossima stagione. Noi siamo una società che solitamente quello che promettiamo manteniamo, quindi non ci piace fare proclami. Quindi se le cose vanno come speriamo, potrebbe essere che il prossimo anno potremmo fare anche un campionato meno di sofferenza di quest'anno, e poi dopo cammin facendo si vedrà, insomma. Quindi io personalmente dico che la prima scelta è Angelini, però poi ripeto, dovremo un attimino valutare, ragionare un po' sul tutto. Chiaro. Certo, prego Giacomo. Io Gianluca volevo chiedere una cosa, volevo sapere quanto è gratificante e stimolante per una società neopromossa, magari anche con qualche difficoltà, avere un pubblico come quello di Gabice. Io durante l'anno ho sempre visto lo stadio pieno, sempre visto molti tifosi molto attaccati alla squadra, sì. Sostenevano anche nei momenti più difficili, tanto i messaggi che arrivavano erano sempre, non c'è mai stato una polemica attorno al Gabice, anzi erano tutti veramente a cercare di sostenere e di dare qualcosa in più. Penso che sia veramente... Sì, per noi è molto gratificante, ripeto, lo stadio praticamente per tutto il campionato è stato sempre pieno, nonostante le difficoltà. Era pieno quando eravamo primi, ma è stato pieno anche nelle partite importanti che ci servivano per far punti per la salvezza. È un pubblico, io personalmente sono molto contento di avere questo tipo di pubblico, perché è un pubblico che è presente, come dici te, cerca sempre di aiutare la squadra, non è mai critico, non è mai, diciamo, offensivo anche nei confronti degli avversari. Qualsiasi squadra sia venuta a giocare a Gabice non è mai stata offesa dai nostri tifosi, quindi per me è un vanto questo, insomma. Quindi, e poi ripeto, chiaramente fa piacere come società, ma anche per i giocatori stessi, io penso, avere lo stadio pieno e avere gente che ti incita continuamente, insomma. Quindi, ma poi anche
a livello di social c'è molto interazione anche con i giocatori, quindi dai, è divertente. Questo è anche un po' un merito della Veronica, che dai, ci dà una mano anche in questo, insomma. Benissimo, allora Daniele, passo a te la palla. Sì, io direi con il nostro Stefano Papini di vedere un attimo la classifica per quanto riguarda il campionato di prima categoria. I verdetti ci sono stati ovviamente una settimana fa, ma ieri si è giocato uno spareggio importante, come vedete qui, dove vedete gli ultimi quattro posti, le ultime due ovviamente sono retrocesse, terz'ultima e quart'ultima che hanno fatto lo spareggio tra Spontricciolo e Poggio Berni, sarà giudicato il Poggio Berni, dunque il Poggio Berni ha mantenuto la categoria. Adesso io andrei un attimo su Mattia Stefanelli e pregherei proprio il nostro Stefano Papini di mostrargli la sorpresa che abbiamo preparato per lui, un servizio molto veloce. Intanto qui ci continuano a chiamare in diretta mille volte, abbiamo parlato con i nostri telespettatori di non chiamarci ma di messaggiarci. Andiamo a vedere appunto un servizio speciale, le immagini di repertorio, mentre chiedo a Mattia. Mattia, allora, come ti sei trovato innanzitutto quest'anno a Nuova Feltria? Sicuramente Nuova Feltria è una grande famiglia, a partire dai compagni e per arrivare alla società. Mi sono trovato veramente bene, è stato un anno veramente di rinascita per me. Qui vediamo intanto il primo dei tuoi 16 gol. Hai fatto un po' fatica inizialmente, ricordiamo venivi da due annate tormentate, no? Hai fatto un po' fatica a ingranare, poi una volta che sei entrato nel pieno della forma, insomma, vediamo alcuni gol realizzati in questa stagione, sei stato devastante. Questo è tra i miei preferiti, un colpo di testa a terra che mi ha ricordato un gol di Gianluca Vialli in un Napoli-Sampdoria nella stagione 90-91, quando la Sampdoria vinse lo scudetto. Sì, inizialmente ho fatto un po' di fatica anche ad ambientarmi al campionato, e anche sinceramente anche alla squadra, al gioco che si veniva richiesto, però poi pian piano mi sono riuscito ad ambientarmi e alla fine penso di aver fatto un buon campionato. Ti sei mosso due dita però, perché hai sbagliato, correggimi se sbaglio, due rigori questa, sì, stagione, ce l'hai ancora sullo stomaco. Ho sbagliato, sì, i miei primi due rigori nella mia corta carriera fino ad ora, e sono veramente rammaricato per quelli. Senti, la partita più bella e il gol più bello che ricordi questa stagione? Il gol più bello è stato secondo me quello a Romagna nel girone di ritorno, e il primo quello che ha mosso il risultato sull'1-0. Quanto è stato difficile questo campionato di prima categoria considerando anche le piazze? È stato un campionato molto difficile, è stato molto complicato anche perché le squadre, bene o male, a parte diciamo le prime, si sono equivalse un po' tutte. E alla fine si è riusciti, nonostante questo, a salvarci, e questo è l'importante. Senti, tra Vis Misano e Pietracuta, ricordiamo che anche la Vis Misano è approdata nella finale playoff grazie al 3-0 ottenuto ieri sul campo del Verucchio. Chi vedi favorita per la vittoria finale, per il salto di categoria? Non mi voglio sbilanciare, sono entrambe squadre forti e le abbiamo incontrate alla fine entrambe, e sono in un periodo dove entrambe sono molto in forma. Questo dettato, vediamo questo l'Eurogol. Il più bello forse di tutta la stagione, paf, spaccata al volo, è stato davvero un gran gol che fece addirittura applaudire i tifosi della Polisportiva Romagna, un gol importantissimo fatto proprio nella parte di tifosi dedicati al Nuova Feltria in quella trasferta, e questo è il secondo gol proprio alla Polisportiva Romagna, te ne va in contropiede, partita tra l'altro Veronica ripresa in diretta su Telerimini in quell'occasione, eccolo qui, solo soletto Stefanelli beffa l'incolpevole portiere avversario. È arrivato un messaggio importante? Eh sì, allora c'è un saluto da Paolo per il nostro caro Giacomo Alpini, e poi il presidente del Gabice Gradara ci tiene a sottolineare che la FIGC ha invitato quest'anno a Roma appunto il Gabice Gradara per tirare l'attestato per i 50 anni di attività. Ebbene, rientriamo in studio, complimenti davvero al Gabice Gradara Calcio. Sharon, Renzo, ti pregherei di andare proprio sulla nostra piccola protagonista questa sera qui, perché ci sarà proprio sabato una lotteria organizzata da Vis Nuova Feltria Calcio, un'occasione, una festa per ritrovarsi con gli amici presso il locale di Gualdicciolo, il Vision Club, credo che si chiami, ma da memoria, sto andando tutto a memoria questa sera. Eccola qui, ci fai vedere la maglietta in palio, Renzo. Eccola. Questa qui è la maglietta ufficiale del Nuova Feltria, e ci fai vedere anche Leonardo il pallone
che verrà messo in palio nella lotteria, eccolo qui, il pallone della Serie A, perché a Nuova Feltre tu devi sapere che si gioca con il pallone della Serie A. Anche questa è una particolarità. Ebbene, siamo ai saluti finali. Ricordiamo, non è l'ultima puntata ce l'avremo lunedì prossimo e vedremo anche la top 11 annunciata questa sera, ma purtroppo per motivi di tempo non la potremo mandare in onda, curata dal nostro Riccardo Giannini, ma la faremo vedere lunedì prossimo. Grazie a te per questa stagione e per avermi sopportato. Io voglio rubare un minuto perché ringrazio ovviamente il mio collega qui, Daniele Manuelli, il nostro Giacomo Alpini e Riccardo Giannini, perché sono stati i primi che hanno creduto in questo progetto che ho fortemente voluto, di calcio di rigore. Voglio ringraziare davvero il nostro Matteo Zampini, che a distanza segue la nostra pagina Facebook con grandissimo entusiasmo. Ringrazio la rete VG8, rete 8 VGA, per averci ovviamente mandato in onda anche quest'anno. Ringrazio chi è dietro le telecamere, quindi Renzo Sartini e Stefano Papini. Ringrazio tutti gli ospiti che con grande entusiasmo hanno preso parte anche a questa edizione, le società, in primis Vissa Nuova Feltre, Gabice Gradara e tutti coloro che davvero hanno partecipato e anche sul campo, quindi non escludiamo anche gli operatori, e poi ovviamente tutti voi che ci seguite da casa con grandissimo entusiasmo e permettete che questo progetto vada avanti, e ovviamente non per ultimo la importante collaborazione con Romagna Sport. Quindi appuntamento lunedì prossimo con Calcio di Rigore per un breve spin-off, appuntamento per quanto mi riguarda con me per la prossima stagione di Calcio di Rigore. Ebbene, ringraziamo, grazie Veronica, ringraziamo il nostro Giacomo Alpini. Grazie Daniele, mi raccomando domenica, va bene, tutti a Nanni, se ieri eravamo in 300, domenica 600. Hai fatto passare la voglia di salutare, va bene, ringraziamo anche il Bellaria, ringraziamo soprattutto il dirigente Gabice Gradara, Gianluca Mariani, grazie Gianluca. Grazie a voi, buonasera. Ringraziamo l'attaccante Mattia Stefanelli di Nuova Feltria. Grazie a voi. Il prossimo anno ha detto che rimarrà a Nuova Feltria, ma si spera anche per altri 10 anni a Nuova Feltria. Forse. E salutiamo Alessandro Facondini, nuovo acquisto dei Gabizze, giusto? Ecco, confermato. Potrebbe essere. Va bene, dopo queste chicche di mercato vi lascio a Sport Up, tutto sul Rimini Calcio, ma salutiamo anche i piccoletti qui davanti a noi, che ritroveremo anche nella seconda parte, Sharon e Leo. Grazie anche a voi due, e noi ci vediamo tra poco con Sport Up.